Dice: registriamo una nuova vittoria anche per il Borussia Roma per 4-2 contro i ferri, ma non troppo. E con un Paolo Galli in versione antidoping. Paolo Galli alla fine l'ha fatta la pipì dell'antidoping, non si sa, è sparito. Io certamente non ho visto più Paolo. Ho sentito Stefano che lo chiamava per il controllo e Paolo che non so se c'è andato. Sì, io non l'ho più visto Paolo. Chissà che magari veramente non abbia fatto sto test antidoping. Boh. Poi che altro dice la pagina? Chiude dicendo che si scusa per il ritardo con cui aggiorna la pagina perché ha cambiato il dominio, quindi si deve ancora abituare. Sì, infatti questa è una cosa che purtroppo, insomma, il sito febbredapallone.com, mi sono accorto anch'io che non c'è ancora, non è ancora stato riattivato. Però il presidente Stefano Rota è sempre puntuale insieme alla stampa di Febbre da Pallone con questi commenti sempre molto anche simpatici. Esatto, esatto. C'è anche la classifica aggiornata? No, solo questa rassegna. E va bene, comunque quindi... è quella che abbiamo detto noi perché abbiamo azzeccato tutti quanti i risultati e ci vede terzi a pari, sì, merito con Wolfpack. Ok, quindi adesso chiudiamo la parentesi sulle pagelle. E quindi anche con i voti di Tacelli e socio, quindi del sottoscritto, e poi dopo apriremo anche la parentesi sulla partita contro questo big match. Ormai è la settimana che porta al big match contro le giovani marmotte, che insomma la prima ci hanno crocchiato, perché ci hanno crocchiato 7-1, però comunque c'è subito l'occasione di rifarsi, ragazzi, Non è tutto perso, eh. Speriamo in un risultato diverso da quello della Supercoppa. Speriamo in un risultato diverso, quindi adesso tra poco ne parleremo. Insomma, il gol, l'episodio della serata, gol non gol. In quel momento siamo intorno al... non era proprio il ventesimo, insomma, tra il quindicesimo e il ventesimo del secondo tempo, quindi passato il quarto d'ora, insomma, azione di Tacelli, tiro, portiere devia sul palo, palo interno, la palla risbatte sul portiere, arriva Sozio, gol. Che è successo in quel momento non si è capito, l'arbitro non ha fischiato, poi ha segnato il gol... appunto al sottoscritto il 23 senza nessun dubbio, e l'ira di Tacelli scatenato che ha cominciato a urlare in mezzo al campo: il gol era il mio, il gol di qua, il gol di là, e non si è capito più una mazza. Quindi in quel momento, beh, perché Luca sosteneva che sul suo tiro la palla avesse preso il palo, quello paletto, dentro, quello interno sostegno della porta, esatto, e dice infatti che si era fermato perché la palla l'ha vista dentro oramai. Però non so, l'arbitro non aveva fischiato, anche il portiere ha detto che era ancora buona e ha fischiato solo quando il Pampa ha ribadito in rete. Esatto, che comunque per sicurezza, lo dico apertamente, io ho ribadito in rete perché non sentendo il fischio dell'arbitro l'ho buttata dentro, perché comunque altrimenti il difensore avversario era dietro di me e si era fiondato pure lui sul pallone, quindi se non l'avessi presa io magari ci sarebbe stata anche la beffa che non solo non sarebbe stato gol, insomma, poi sarebbero anche ripartiti in un momento concitato, quindi tutto bene è quel che finisce bene per Luca, che salutiamo oggi. Non è potuto intervenire anche lui in trasmissione, però comunque lo aspettiamo sempre qui. Per Luca invece tanta rabbia, poi comunque ha segnato il quarto gol, grande azione sulla fascia, si è saltato pure se stesso e l'ha buttata dentro, dai. Quindi finita poi stiamo sul 4-0 proprio tondo. Quindi voto a Tacelli e voto a Sozio. Allora, Tacelli comunque ha fatto un'ottima partita, sempre presente su ogni pallone, di una partita di gran cuore, e quindi anche lui un bel 7,5, non glielo leva a nessuno. Per Sozio, subentrato insomma, dalla panchina, mi dicono qua i gesti voto 4, io darei pure un bel 3 perché tanto... però comunque anche lui, contando il fatto minutaggi gol, la pagina del Borussia Roma ha dato un bel 7,5, quindi incisivo anche lui,
E siete d'accordo con questi voti? Non d'accordo? Qualche voto in più, qualche voto in meno? Ma avrei dato a entrambi 7, però è lo stesso. Sì. In linea con Pierluigi, guarda che ha preso 7 anche lui. Sì, praticò Pierluigi 7. Manca ancora il voto di Colziu, che abbiamo tralasciato, perché anche qui io vorrei aprire una piccola parentesi poi su Colziu. Però comunque sì, 7 anche a Sozio e Tacelli. No, 7 e mezzo va bene, parere mio soltanto. Comunque tutti più che positivi, eh. Giorgio... Io avrò posto 4. Avrò posto 4. E invece per quello che riguarda Domenico Colziu, abbiamo anche qua la piccola parentesi. Insomma, un Domenico che quando c'è, ragazzi, si vince, Cioè, Colziu fa la differenza. Talismano, fortunato. Ha il fisico, i passaggi, ha capacità tecniche. Un po' magari poco preciso sul tiro, che sì, è riuscito poco a inquadrare lo specchio, però... Però la partita con la Supercoppa non c'era. Non c'era. E abbiamo perso. La partita contro il Manchester United non c'era e abbiamo perso. Non c'è lunedì con le giovani. Non ci sarà lunedì sera con le giovani marmotte. E quindi il talismano... Tocchiamo ferro. Tocchiamo ferro. Però come tipo di gioco ci sta. Poi si vede che ha fatto calcio, un buon tocco di palla. Insomma, il Tivoli Calcio, ragazzi, Tivoli sta qua, per chi non lo sapesse, perché comunque ci ascoltano anche fuori Roma, sta vicino Roma, è una cittadina, insomma, di quanti abitanti sarà? 2000, 3000? Queste domande di geografia... Insomma, lasciamo le perde. Però comunque è una cittadina abbastanza popolata, ma è una bella società. Domenico è cresciuto in questa società che è il Tivoli Calcio, e i piedi buoni ce li ha. Poi con lui, nazionale albanese, ha anche giocato, se non erro, nelle file della nazionale albanese under qualcosa, mi sembra, non mi ricordo. Però comunque un buon giocatore. Sì. Tivoli, leggiamo, 52.000 abitanti, quindi 52.000 abitanti, e uno di questi è Domenico, quindi no. E poi il Tivoli Calcio adesso non so bene dove c'è Davide, che è qua dalla redazione proprio col computer, è una macchina. Ma puoi sapere anche il Tivoli Calcio. E comunque, il Tivoli Calcio, ringraziamo Tivoli Domenico, è scritto. Ringraziamo comunque Domenico, perché venire a Tivoli, a Roma, anche per giocare 10 sera, comunque è un sacrificio, e lui lo fa sempre con piacere per giocare con noi. Sì, è sempre un piacere. Poi per carità, insomma, arrivare da Tivoli, ragazzi, a giocare qua ce ne vuole. Il Tivoli Calcio giocava in promozione laziale, è arrivata da ultima, quindi retrocessa quest'anno in prima categoria. In prima categoria, sì. È retrocessa, però lui giocava quando ancora non era retrocessa in prima categoria. Perché, se non sbaglio, ragazzi, i campi di prima categoria come sono? D'erba o terra? Non lo dipende, sapete. Dipende dalla società. Sì, penso che al giorno d'oggi quasi tutti siano d'erba. Tutti d'erba? Mm. Non ci mettere la mano sul fuoco, però... Beh, il Villa Gordiani, che tra l'altro sta qui dove siamo noi, che è, cos'è quella terza categoria? Non penso. Guarda, ne parlavo con la Francesca, mia ragazza, che non so se hai notato, a forza di piogge e quant'altro, metà campo c'è l'erba e sterpagli e anche altre cose, giuro. Sì. Come se fosse usato esclusivamente per i ragazzini, per allievi, gli esordienti, e utilizzassero quindi il campo ridotto dell'altra metà campo, come se non avessero più una squadra, insomma, di prima categoria. La mia impressione, Ma poi sono dei campi vergognosi. Intanto Francesca Vessella, che salutiamo, la nostra fotografa ufficiale, e poi soprattutto, insomma, la fotografa ufficiale del Borussia Roma. Poi non abbiamo potuto fare ancora le interviste, che arriveranno, insomma, la settimana prossima. E interviste che facevamo già, abbiamo fatto esperimenti in passato. Andate a buon fine. Quindi un saluto anche alla nostra Francesca, che sta qui con noi. E questi campi a volte però sono anche pericolosi. Cioè, giocare con mezza sterpa lo lasciamo al lavoro, che oggi pure lui è impicciatissimo. Aspettiamo ancora notizie dello sponsor.
Sta lavorando per noi, spero. Sta lavorando per noi. E si parla di un rientro di Sterpa intorno a metà dicembre, giusto? Si parla di un rientro di Andrea Sterpa a metà dicembre, perché comunque sta facendo fisioterapia e è pronto a rientrare in campo. Quindi noi lo aspettiamo Andrea e sperando che torni il prima possibile. Gli mandiamo un grandissimo abbraccio intanto. Comunque Andrea, ragazzi, è un giocatore che secondo me è fondamentale per il modo di gioco che abbiamo, anche comunque per difendere i risultati. Poi comunque Andrea nasce come bomber, Sterpa 9, la maglia che tra l'altro mi stanno dicendo tanti, mi stanno chiedendo, ma che vengono anche amici a vedere la partita, anche ieri, che saluto. Mi stanno chiedendo, ma come mai ha la maglia di Sterpa Andrea Praticò? Lo diciamo perché stiamo aspettando questo sponsor nuovo, queste divise, e quindi è costretto Andrea a mettersi la maglietta di Sterpa infortunato. Sei d'accordo, Davide, sì, su questo? Sì, poi si chiamano uguali Andrea, quindi viene spontaneo. Purtroppo sì, siamo un po' così, che dobbiamo arrangiarci finché non arriva lo sponsor. Finalmente riusciamo a fare nuove maglie che sono bellissime, tra l'altro. Sono bellissime. Pronta anche la presentazione ufficiale del nostro Alessandro Ferroni. C'è la presentazione grafica su tutte le nuove divise, ragazzi. Quindi io non svelo nulla. Però insomma, manca solamente questo maledetto sì di questo sponsor, che non possiamo dire il nome. Potrebbe arrivare proprio a giorni, oggi, domani, insomma. Poi comunque i nostri gemelli invece del Roma Ceres, che anche loro impegnati nella Serie B del giovedì sera, invece hanno 3 sponsor, questo lo sottolineo, mentre non riusciamo a averne neanche uno. Addirittura ci hanno fatto tutta una maglia nuova in più, la seconda maglia al Roma Ceres, i nostri amici del Roma Ceres che salutiamo, che anche loro ci ascoltano, Alessandro Gnappo e Francesco Verde e il capitano. Quindi insomma, tante cose che rimangono in sospeso, però speriamo di risolverle al più presto. Quindi sì, chiudiamo anche la parentesi su Domenico Golziu. Ieri ha fatto una grande partita. Secondo te come ha giocato Moro? Ha giocato bene. Lui da sempre un ottimo apporto col fraseggio, mette anche il fisico per bloccare azioni avversarie. È uno importante in mezzo al campo. È uno in mezzo al campo molto importante. Ha anche lui visuale di gioco e comunque insomma si intende sì, di calcio. Poi si è subito inserito bene nel gruppo. Io spero di riuscire ad averlo in so che è impegnatissimo, soprattutto con l'università, perché si sta per laureare proprio alla Sapienza. Io spero che di averlo almeno un giorno disponibile, così può fare il collegamento con noi telefonico, almeno da Domenico. Però comunque il voto di Domenico, anche qui un 7 pieno, come Praticò e Copparoni, quindi 7 per tutto quello che riguarda la fase centrocampistica del Borussia Roma, un 7 politico. Buono. Così siamo tutti contenti. E Tacelli è invece 6, anzi 5. Se Tacelli ci sta ascoltando, probabile che stasera non parte per Monaco e viene qui. È vero, stasera dovrebbe pure partire, questo ne parliamo dopo. Allora, intanto facciamo un omaggio al nostro ospite Giorgio. Gli mettiamo una bella canzone di Linkin Park, che lui ha detto che comunque è uno dei suoi gruppi preferiti. La canzone in questione è In The End, e quindi ci risentiamo dopo i Linkin Park, dai. It starts with one thing.
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain it.